Nel penultimo turno arrivano anche la seconda e la terza qualificate per il girone di semifinale della Italian Baseball League. Il Rimini conquista la qualificazione in scioltezza vincendo contro Parma e contemporaneamente prendendo atto della sconfitta del Città di Nettuno. Una sconfitta che aveva messo davvero in buona posizione il San Marino, che però ha perso la partita di Padova ed è stato battuto dai veneti anche a domicilio. Gara emozionante, risolta al nono inning. Padova, sotto fino a quel momento, conquista il vantaggio con un fuoricampo da due punti del ricevitore Alvarez. Bueno, sí, la verdad fue muy importante ese honrón para el equipo, ya que estamos ya en la clasificación, como se dice, pero hay que seguir, como si se juego por juego. Que molto contento per il fuoricampo, che è molto importante perché adesso siamo in classifica e che dobbiamo giocare partita a partita fino alla fine. La verdad que no es por quitarle mérito a los otros equipos, si los otros equipos tan fuertes, son buenos competidores, son buenos equipos y lo que queda es luchar pues, uno a uno y juego por juego. Que no puedo decir que seamos la mejor escuadra porque son todos fuertes, pero dobbiamo giocare partita a partita, palla a palla fino a fine. Fuori campo da due punti di Alvarez, piace e Padova perde. Il manager del Padova, Kellen Smith, ha vissuto davvero un grande weekend con i suoi. Siamo dentro il playoff e questo è un grande sentimento per noi. Ha fatto un tanto lavoro loro, i nostri giocatori, la nostra staff tecnica, complimenti a loro che ha fatto un sacco di lavoro questo campionato. So siamo contenti di essere dentro per il prossimo playoff. Ultime tre settimane abbiamo giocato fino alla fine ogni partita. E questa è la squadra che vuole vinciamo e vuole sempre stare dentro una partita e essere competitivo fino alla fine, e questo è importante. Siamo dentro e se no siamo ultimi quattro, siamo primi tre. Allora sicuro siamo competitivi. Dopo aver lanciato come sua abitudine il batting practice, il presidente Tommasin ha esultato per la vittoria dei suoi. Quest'anno abbiamo fatto una bella squadra, soprattutto tre bei lanciatori per la partita degli stranieri. Gli italiani sono partiti un po' alla chetichella, ma sono venuti fuori grazie al nostro pitching coach, che è una persona veramente in gamba e lavora bene. La difesa si è un po' messa un po' a posto, gli infortuni, se Dio vuole, si sono un po' sistemati. Abbiamo tutta la rosa, siamo pronti per affrontare questa esperienza dell'IBL. In agosto i tosi sanno che ferie quest'anno, niente. Ci proviamo, dai. È quello che viene fuori, viene fuori. Il nostro obiettivo era quello di arrivarci e l'abbiamo raggiunto. Quello che viene in più, speriamo bene. Quindi siamo pronti, dai, a affrontare questo campionato. Portati bene, Bobo. L'ATA San Marino deve lottare ancora per una settimana. Il Città di Nettuno, vincendo in rimonta al nono inning contro l'Angel Service Nettuno 2, resta infatti vivo. Ma dal punto di vista della TEA non è tanto importante la vittoria del Nettuno quanto prendere atto di un fine settimana in cui le cose sono andate davvero male. Ne parliamo con Lorenzo Avagnina. Siamo inciampati, letteralmente, ma anche ieri sera anche Airo è inciampato mentre correva verso casa base. Succede, non ci si può fare niente, insomma, capita. Quando si incominciano i playoff si incomincia un altro campionato praticamente. Il San Marino comunque, quando si fa tosta la storia, cambia marcia, diciamo, cioè, è sempre stato così. Io mi auguro che sia così anche adesso. Sulla valida di Mazzucca entra il primo punto TA segnato da Duran. Il manager Doriano Bindi appare fatalista e comunque ancora abbastanza convinto delle possibilità dei suoi. Peccato per stasera, abbiamo fatto una buona gara, purtroppo nono, forse abbiamo la maledizione contro Padova, non siamo vicini a partire con gara, però tutti e quattro quest'anno sempre partite strette. È un peccato per stasera, ma abbiamo giocato una buona partita con il suo lanciatore stranieri. Va così, il baseball è fatto così, non è presa, è fatto fuori campo due punti e abbiamo perso la partita. Oggi ha lanciato bene Alberto, l'altra settimana ha lanciato bene D'Amico, Alberto un po' così, è un'altalena, speriamo che quando arriva un momento del playoff che riusciamo a sistemare tutto,
tutto Montilancio. I miei giocatori, un po' di acqua sul mio test, e così capita, c'è un po' di cappello bagnato, vedi? Vedi vuoi un po'? Ecco!